Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2018. Vediamo il servizio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con 12 voti favorevoli e 7 contrari, ha approvato il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2018. Secondo la maggioranza è stato garantito il rispetto dei vincoli di spesa, senza anticipazioni di cassa, con una spesa sanitaria in equilibrio, un basso livello di indebitamento e mantenendo invariata la pressione fiscale. Ieri in aula abbiamo portato il rendiconto 2018, che è l'ultimo rendiconto di questa legislatura, un rendiconto che certifica ancora una volta i conti in ordine, un bilancio solido, l'equilibrio in sanità, ma soprattutto un rendiconto che certifica la qualità dei servizi e dell'amministrazione. Per la settima volta consecutiva abbiamo avuto come Regione Umbria il giudizio di parifica della Corte dei Conti, che ci dà la possibilità anche di valorizzare quelle critiche, quei rilievi che sono stati fatti. In ogni caso crediamo che questo sia il percorso e il cammino giusto per quanto riguarda l'amministrazione dell'Umbria. L'opposizione ha puntato il dito sulle tante criticità non affrontate, la scarsa trasparenza, la gestione del personale da rivedere e la necessità di ridefinire il quadro della governance. Anche per quest'anno, come nei 4 anni precedenti, nulla è cambiato. Opacità, poca trasparenza, scarsi controlli soprattutto sui rapporti con le partecipate, un sforamento della spesa farmaceutica, un eccessivo costo degli organi di supporto, dei personale di supporto agli organi politici, per cui direi che nulla rispetto a quando sono arrivata è stato recepito da quelle che erano le indicazioni della Corte dei Conti. Personalmente abbiamo, e come gruppo consigliare, abbiamo votato contro proprio per tutta questa serie di criticità sollevate. L'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella ha relazionato in prima commissione sulla situazione del trasporto pubblico locale. Con la riapertura delle scuole a settembre si ritornerà a una sostanziale normalità del trasporto pubblico locale, è quanto ha assicurato l'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella in prima commissione, presieduta da Andrea Smacchi, nell'ambito della discussione sull'assestamento del bilancio di previsione della Regione 2019-2021, chiamato per relazionare in merito ai tagli estivi di alcune corse. Il prossimo 2 agosto, ha fatto sapere Chianella, è programmata l'assemblea di Umbria Mobilità TPL per la trasformazione in agenzia regionale per la mobilità, un passaggio importantissimo, ha detto, che porterà a risparmiare il 10% di IVA. La Giunta sta verificando altre partite di bilancio che potranno essere utili per colmare lo squilibrio del 2019. Per settembre, ha detto ancora Chianella, contiamo di recuperare anche le agevolazioni tariffarie per gli studenti universitari. L'incontro in commissione con l'assessore Chianella era stato richiesto da Giacomo Leonelli del Partito Democratico, che ha invitato la Giunta regionale a fare tutto il possibile per non creare un arretramento del trasporto pubblico locale. Passaggio in terza commissione per il nuovo piano faunistico venatorio, illustrato ai membri della commissione dall'assessore Fernanda Cecchini. L'assessore regionale Fernanda Cecchini ha illustrato ai membri della terza commissione consiliare il nuovo piano faunistico venatorio. Per l'approvazione e l'invio in aula dell'atto si attende il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. I consiglieri regionali hanno ascoltato anche il parere degli uffici dell'Assemblea Legislativa circa la congruità della decisione da assumere in regime di ordinaria amministrazione della Regione. Il piano faunistico venatorio, è stato spiegato, è un atto di programmazione eccedente l'ordinaria amministrazione, con un contenuto fortemente discrezionale, adottabile solo se indifferibile o urgente, tale da arrecare un danno all'ente. È quindi necessario motivare le ragioni di urgenza e improrogabilità del documento. Ed è su questo che le opinioni dei consiglieri regionali divergono. Per la maggioranza di centrosinistra è necessario approvare il documento e dare così una risposta alle associazioni dei coltivatori, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, che lo hanno chiesto per limitare i danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica. In ciò risiederebbero anche le ragioni dell'urgenza
urgenza e dell'indifferibilità del provvedimento da adottare. Come hanno ravvisato il presidente della commissione Solinas, i consiglieri Chiacchieroni e Guasticchi del PD, Ricci Gruppo Misto, Fiorini Misto per l'Umbria e Silvano Rometti dei Socialisti. Di parere opposto, il vicepresidente della commissione Sergio De Vincenzi, Gruppo Misto Umbria Next, secondo il quale non si può procedere a fronte del parere negativo dei nostri stessi uffici solo per eseguire le volontà delle associazioni. Siamo noi, ha detto De Vincenzi, i primi a dover rispettare le regole, visto che siamo amministratori di questa regione. Contrario anche il capogruppo della Lega, Valerio Mancini, che pur non essendo membro della terza commissione e quindi senza diritto di voto sull'atto in questione, ha espresso la propria contrarietà spiegando che non si può trattare un atto così importante in tutta fretta per approvarlo subito, nonostante il parere contrario dei nostri uffici. La legge stabilisce che la stagione di caccia inizi nella terza settimana di settembre, mentre le giornate di preapertura sono una prerogativa delle regioni, a patto che dispongano di un adeguato piano faunistico venatorio, come ha confermato l'ultima sentenza del TAR. Illustrata in prima commissione la relazione per le attività svolte nel 2018 dal Corecom Umbria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Dai contenziosi con operatori della telefonia e delle pay TV sono stati restituiti ai cittadini oltre 800.000 euro. La dirigente del servizio comunicazioni, assistenza al Corecom e agli istituti, Rosalba Iannucci, ha illustrato in prima commissione la relazione del Comitato regionale per le comunicazioni sull'attività svolta nel 2018. Sono stati 3.089 gli umbri che si sono rivolti al Comitato per risolvere contenziosi con operatori di telefonia e pay TV, con un incremento del 5,5% rispetto al 2017, che hanno portato a restituire circa 815.000 euro. Nel 2018 il Corecom ha svolto la vigilanza sulla pubblicazione e divulgazione delle rilevazioni demoscopiche, comprese quelle politico-elettorali, su tutte le emittenti radiotelevisive locali. Per quanto riguarda quotidiani e periodici, la vigilanza ha riguardato quelli rispondenti ai criteri individuati dalla GCOM. Dall'attività di controllo non sono emerse violazioni alla vigente normativa, né sono pervenute segnalazioni esterne in materia. In merito al diritto di rettifica, cioè la facoltà da parte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrarie a verità, di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica in condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato causa, nel corso del 2018 non c'è stata nessuna richiesta di attivazione del procedimento. I fondi Corecom del 2018 sono stati di 303.909 euro, così strutturati: 27.417 euro dall'avanzo di amministrazione del 2017, 119.417 euro dai fondi AGCOM, 157.075 euro dal bilancio regionale. Il capogruppo regionale del Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni interviene in merito al punto nascita dell'ospedale di Pantalla e plaude agli impegni presi dall'assessore Antonio Bartolini nel corso di un incontro con i sindaci del territorio che mirano a intervenire sul Ministero della Salute affinché annulli la sospensione del servizio. La chiusura del punto nascita dell'ospedale di Pantalla, dice Chiacchieroni, determinerebbe un cambio profondo del profilo dell'assistenza sanitaria dello stesso ospedale, un impoverimento complessivo dei servizi e della professionalità e dell'offerta assistenziale, che non riguarderebbe solo il servizio di ostetricia e neonatologia, ma tutto il complesso ospedaliero. Il consigliere regionale del PD, Andrea Smacchi, interviene in merito all'ospedale di Gubbio e Gualdo, chiedendo che vengano sbloccate urgentemente le procedure concorsuali per la nomina dei direttori di neurologia, cardiologia e dei dipartimenti di chirurgia generale e medicina per l'emergenza-urgenza e per l'assunzione del personale medico-infermieristico. In proposito, Smacchi annuncia la presentazione di una interrogazione a risposta scritta alla Giunta. Per Smacchi non è più tollerabile che questo presidio ospedaliero, quello di Branca, polo di emergenza e considerato nodo nevralgico nella rete ospedaliera regionale, si trovi sprovvisto da lungo tempo di figure apicali alla guida di dipartimenti di fondamentale importanza.
Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda su tutte le emittenti televisive della regione Umbria, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale www.consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.